Benvenuti a Zoom, l'approfondimento a cura della redazione giornalistica di Sesta Rete. Una mostra diversa da tutte le altre che narra con taglio attualissimo per la prima volta una vicenda straordinaria, il fiorire del moderno sistema bancario e delle radici della nostra economia in parallelo alla maggiore stagione artistica del mondo occidentale. A Palazzo Strozzi a Firenze la mostra Denaro e Bellezza, i banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità, che attraverso 100 opere di artisti come Botticelli, Beato Angelico, Piero del Pollaiolo, I della Robbia, Lorenzo Di Credi, Andrea del Verrocchio, Jacopo del Sellaio, Hans Memling, collega vicende economiche e d'arte agli sconvolgenti mutamenti religiosi e politici del tempo. La rassegna, spiegando i vari passaggi e la trasformazione relativa al denaro, fotografa la vita e l'economia europea dal Medioevo al Rinascimento. Fornisce inoltre gli strumenti per guardare al nostro presente, in cui sono all'ordine del giorno le questioni dei rischi del mercato e le contraddizioni tra valori economici e spirituali, tematiche già allora evidenti nella parabola che va dall'espansione della moneta alla speculazione economica fino alla critica del lusso e al falò delle vanità. Ripercorrendo la storia degli scambi commerciali e della nascita del sistema bancario, sarà quindi possibile avere una chiave di lettura assolutamente originale. La nostra mostra parla della monetizzazione della società nel 2, 3 e 400 e come quell'uso sempre più intenso di soldi e di strumenti bancari comincia a minare una società gerarchica medievale. Allora parliamo della resistenza a queste novità, le leggi sull'usura che cercano di proibire tante operazioni bancarie, le leggi suntuarie che cercano di limitare quello che uno può comprare, ma anche come il banchiere trova i modi per lavorare e proprio da questa resistenza, da questo senso che sta facendo qualcosa forse di brutto o un peccato, comincia anche a pensare, a rivolgere la sua attenzione a gesti penitenziali e all'arte per dimostrare che lui non è solo un uomo di soldi. Proprio al centro della mostra, in un certo senso, abbiamo questo quadro qua di Remesweiler che ci fa vedere un cambiavolute e sua moglie, due persone al centro di questa operazione di monetizzazione. Il motivo perché è proprio al centro della mostra è che invece di farci vedere usurai che sono persone vecchie e chiaramente antipatiche e avare, adesso vediamo un uomo e sua moglie che sono proprio come noi, sono persone apparentemente normali, la moglie molto bella, però vediamo da tutto il loro linguaggio fisico che sono proprio ossessionati con quei soldi e che i loro due corpi sono in rapporto l'uno all'altro attraverso i soldi, con tra di loro una candela che si è spenta, che non vorrei mai che indicasse che ci sono problemi con la loro vita intima, però tutto il suggerimento è che ormai è diventato normale che le persone possono cadere nell'ossessione dei soldi, possono arrivare a questo accanimento mentale che fa sì che uno comincia a dimenticare altre cose. Ed era proprio per non essere così, se vogliamo, in un certo modo, che si comincia a sviluppare tutta una forma di mecenatismo che vuole far vedere che il banchiere non è solo questo uomo qua che pesa, che conta,
che pensa costantemente ai suoi soldi. La rassegna, spiegando i vari passaggi e la trasformazione relativa al denaro, fotografa la vita e l'economia europea dal Medioevo al Rinascimento. Fornisce inoltre gli strumenti per guardare al nostro presente, in cui sono all'ordine del giorno le questioni dei rischi del mercato e le contraddizioni tra valori economici e spirituali, tematiche già allora evidenti nella parabola che va dall'espansione della moneta alla speculazione economica fino alla critica del lusso e al falò delle vanità. Ripercorrendo la storia degli scambi commerciali e della nascita del sistema bancario, sarà quindi possibile avere una chiave di lettura assolutamente originale sull'oggi, attraverso l'approfondimento del significato di parole emblematiche come cambio, prestito, usura, commercio, bancarotta e crisi, alla base delle dinamiche economiche e delle trasformazioni in atto. Una rassegna in cui ogni opera, dall'imponente Pala della Zecca di Jacopo Dicione, Niccolò di Tommaso e Simone di Lapo, all'altrettanto grandiosa tela di Ludwig von Langenmantel, in cui Savonarola predica contro il lusso e prepara il rogo delle vanità. Evoca una storia e alla fine ricostruisce un'epoca, dal 1252, quando viene coniato il fiorino d'oro, alla morte di Botticelli. Curata dalla storica dell'arte Ludovica Sebregondi, autrice della iconografia di Girolamo Savonarola 1495-1998 e dallo scrittore e traduttore Tim Parks, autore della Fortuna dei Medici, Finanza, Teologia e Arte nella Firenze del 400, l'esposizione originale interattiva vuole rappresentare anche un'occasione per guardare l'arte trasversalmente e raccontare le radici del Rinascimento fiorentino dall'ottica delle relazioni palesi e più spesso segrete fra arte, potere e moneta, un evento dove le voci dei curatori danno vita a un duetto presentando punti di vista diversi sulle opere esposte. La mostra di Palazzo Strozzi racconta la nascita del moderno sistema bancario a Firenze fra 3 e 400, ma racconta anche il modo in cui venivano spesi i denari accumulati dalle grandi famiglie della grande committenza fiorentina. Una bellissima frase di un grande banchiere, Giovanni Rucellai, del 1475, spiega come è bella cosa guadagnare i denari, ma ancora più bello saperli spendere. Quale migliore sede espositiva per una mostra di questo genere di Palazzo Strozzi, costruito a partire dal 6 agosto del 1489 da Filippo Strozzi, uno dei grandi mercanti, banchieri, ricchissimo, uno dei più ricchi cittadini di Firenze, che investì grandi cifre, grandi somme per la costruzione di questo edificio. E la piccola predella con il banchiere inginocchiato davanti alla Natività mostra anche sul fondo una veduta della città di Firenze con gli edifici più importanti, sede della sua committenza. In mostra è anche esposto un documento che ricorda la posa della prima pietra e, secondo un consiglio di un astrologo, che aveva individuato il momento migliore per la fortuna del palazzo. Un'ampia parte della mostra è dedicata alle committenze delle famiglie fiorentine e attraverso le opere possiamo vedere come si pensasse, si riuscisse ad affrancare il denaro dall'idea del peccato e dalla volgarità. E dunque oggetti straordinari che sono esposti insieme a opere di Botticelli, di cui viene attestato il mutare dello stile dalle opere devozionali del periodo giovanile
a quelle realizzate per alcuni banchieri, alle favole mitologiche per la famiglia Medici, per giungere alla calunnia che è l'emblema della mostra, in cui sono ancora presenti gli elementi di citazioni classiche, ma già appare la penitenza in gramaglie. La mostra si chiude su quello che è il mutare dello stile di Botticelli per influsso di Savonarola. Dopo la morte del predicatore, Botticelli cambia completamente il suo stile, avvicinandosi a delle opere di grande contrizione. La mostra ha due curatori: Tim Parks, uno scrittore inglese di formazione protestante, e io, Ludovica Sebregondi, una storica dell'arte di formazione cattolica. E queste, le due voci, danno luogo a una sorta di duetto all'interno della mostra, con doppie didascalie firmate, delle specie di didascalie d'autore che vanno ad aggiungersi alle didascalie per famiglie e bambini che sono abituali a Palazzo Strozzi. La rassegna riunisce oltre 100 opere con prestiti provenienti dai più importanti musei italiani e stranieri, oltre che dai principali musei fiorentini e da collezioni private. Prendendo le mosse dalla nascita del Fiorino, divisa in 8 sezioni, illustra la diffusione del commercio internazionale, del sistema creditizio e il progresso economico cui ha dato origine. Profitto, capitale, sono in tutte le lingue, esistono, sconto, esistono in tutte le lingue e provengono sempre dall'italiano. Cosa significa? Che in quel momento era l'italiano la lingua del mondo bancario. La rassegna permette al visitatore di compiere un itinerario interattivo che lo porta a conoscere la vita delle famiglie che avevano allora il controllo del sistema bancario, i Bardi, i Peruzzi, i Gondi, i Cambini e i Medici, cogliendo anche il persistente conflitto tra valori spirituali ed economici. Si vede per esempio come il mito del mecenate è strettamente legato a quello dei banchieri che finanziarono le imprese delle case regnanti ed è proprio questa convergenza che favorì l'operare di alcuni dei più importanti artisti di tutti i tempi e il connubio tra denaro e bellezza. Fondamentali per illustrare questi percorsi capolavori come Il ritratto di Benedetto di Pigello Portinari di Memling, L'adorazione dei pastori con Filippo Strozzi della bottega di Domenico Ghirlandaio, La Natività di Botticelli, L'adorazione dei magi di Cosimo Rosselli, realizzati per famiglie di banchieri. La mostra si avvale anche di dettagliate raffigurazioni del mestiere di banchiere, opera di straordinari artisti fiamminghi che hanno raccontato il periodo in cui Firenze era la capitale finanziaria del mondo. Vengono poi chiariti con l'ausilio di strumenti multimediali gli antichi percorsi del denaro e del commercio. Nelle opere di Botticelli invece si riflette la tensione e il contrasto tra sacro e profano. L'artista, il portavoce più sensibile in ambito figurativo del Rinascimento, è seguito nel suo percorso che va dalle opere giovanili ancora vicine al maestro Filippo Lippi, passa attraverso la bellezza idealizzata dei neoplatonici, delle celebrate pitture mitologiche e giunge infine alle tormentate espressioni del suo estremizzato credo religioso e della sua tardiva adesione al rigore morale imposto dalle prediche di Savonarola. La rassegna compie dunque un viaggio alla radice del potere fiorentino in Europa, ma è anche un'analisi di quei meccanismi economici che permisero ai fiorentini di dominare il mondo degli scambi commerciali e di conseguenza di finanziare il Rinascimento. Analizzando i sistemi con cui i banchieri crearono immensi patrimoni, illustra la gestione dei rapporti internazionali e chiarisce anche la nascita del mecenatismo moderno che ha origine spesso come gesto penitenziale per trasformarsi poi in strumento di potere. Un itinerario che si chiude con la visione di una società in crisi, con quel ciclone politico e religioso che fu Savonarola
il frate che con i bruciamenti delle vanità arrivò a negare quanto il Rinascimento aveva rappresentato. L'allestimento di Luigi Cupellini è caratterizzato da due diversi linguaggi evidenziati da toni cromatici contrapposti, chiaro e luminoso nelle parti che descrivono la nascita del fiorino, i viaggi, le merci, la committenza, e scuro per le sezioni dedicate all'usura e a Savonarola. Il percorso, con opere assai eterogenee, è collegato a un segno che funge da fil rouge, una sorta di pentagramma che funziona da supporto per la parte testuale e didascalica. L'esposizione si avvale della consulenza storica di Franco Franceschi, professore di storia medievale all'Università degli Studi di Siena, e di un prestigioso comitato scientifico composto da Cristina Cidini, soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze, Alessandro Cecchi, direttore della Galleria Palatina e dei Giardini di Boboli, Dora Liscia, professore di storia delle arti applicate e dell'orificeria all'Università degli Studi di Firenze, Robert Mundell, premio Nobel per l'economia, e Beatrice Paolozzi Strozzi, direttore del Museo Nazionale del Bargello. Come in ogni esposizione della Fondazione Palazzo Strozzi, la mostra è fruibile a vari livelli, con speciali didascalie per i più piccoli e per le famiglie. La mostra è promossa e organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza PSAE e per il Polo Museale della Città di Firenze, con il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera di Commercio, l'Associazione Partner Palazzo Strozzi e la Regione Toscana. Da Palazzo Strozzi a Firenze è tutto, arrivederci alla prossima puntata di Zoom. Vi ricordiamo che potete rivedere le principali trasmissioni di Sesta Rete online su www.055tv.it, la web TV di Sesta Rete.